Alfonso Rossi, presidente della Newton Paton Bari, cosa si prova ad essere nella storia? È una bella domanda, è una bella domanda. Ancora non riesco a mettere a fuoco quanto sia felice, credimi, ancora non riesco a mettere a fuoco. Sicuramente è un grandissimo risultato, è un evento storico per la città di Bari, e la cornice dei tifosi che abbiamo avuto sicuramente lo ha testimoniato. Una vittoria in pieno stile Python, tutta di cuore. Sì, una vittoria fatta di cuore, fatta anche però di tanta, come dire, diciamo che a Bari ormai sappiamo cos'è la pallanuoto, lo possiamo dire a testa alta, a voce alta, noi sappiamo cos'è la pallanuoto. Prova ne è la promozione in Serie A, prova ne è i risultati anche della giovanile, non per ultimo la Bari Nuoto che ha abbissato il successo Under 17 della Python dell'anno scorso, che è arrivata seconda in Italia come la Python dell'anno scorso. Quindi a Bari noi sappiamo cos'è la pallanuoto. Salvo Tranchina, tecnico della Newton Paton Bari, un sogno che si realizza. È superfluo fare domande perché veramente non ci sono parole per descrivere questa emozione. È il raggiungimento di una meta, il coronamento di un obiettivo che inseguiamo da tutta una stagione che ci ha visto protagonisti, e sarebbe stata veramente una beffa se non ci fossimo riusciti. Personalmente provo una grandissima soddisfazione e sono molto orgoglioso di aver avuto la possibilità, grazie a questa splendida società, di poter far capo a questo progetto. E colgo l'occasione per ringraziare veramente tutti, dal presidente al terzo portiere, perché tutti, senza esclusione di nessuno, hanno dato il loro contributo e ai risultati di oggi è stato un contributo fondamentale. Ha vinto la tecnica, ma ha vinto anche e soprattutto il cuore di una squadra capace di compiere una rimonta che a un certo punto del match sembrava quasi impossibile. Noi ce l'abbiamo nel sangue queste capacità, lavoriamo molto duramente, quindi noi abbiamo di solito un piccolo vantaggio nei confronti dell'avversario, che è quello di riuscire a vincere tutti i quarti tempi. Fino adesso ci siamo praticamente sempre riusciti, io ho detto prima ai ragazzi di non preoccuparsi, dovessimo andare 1, 2, 3, 4 gol sotto, perché abbiamo tutte le potenzialità e tutte le capacità per poter rimontare qualsiasi risultato. Seguite la pallanuoto. Complimenti, sì, anche a due squadre baresi di tennis che hanno centrato il traguardo prestigioso della Serie A2, parlo dell'Angiulli Bari e del Circolo Tennis Bari, che hanno vinto i campionati di Serie B. Stop, grazie a Antonio Raimondo, grazie anche a voi. Ovviamente domani ampia pagina dedicata ai mondiali, perché stasera c'è il debutto degli azzurri. Ciao. Arrivederci.